mezzo al bosco di Bomarzo, nella Tuscia Viterbese, c'è una struttura aliena di difficile datazione, una piramide. Ma perché si trova proprio lì e chi l'ha realizzata? Dimenticata nei secoli, è stato l'agricoltore Salvatore Foscia a riportarla alla luce e solo uno con la sua storia poteva riuscirci. Spiegami dove siamo. Qui adesso stiamo nella valle cosiddetta del Tacchiolo, quindi adesso faremo un tratto qui nel bosco e ci inoltreremo vicino a una via cava. Da lì poi entreremo e arriveremo a questa famosa piramide etrusca ormai. Questa famosa piramide etrusca. Ritornato nella sua terra d'origine dopo 20 anni lontano da casa, passati a svolgere lavori che non gli davano stimoli, Salvatore ha deciso di tornare qui con una missione: dare risalto alle tradizioni dei padri. Io mi faccio un po' portavoce del nostro passato, in qualche modo la vergogna di avere magari un genitore senza scarpe un tempo, per la povertà che c'era e per la sopravvivenza che loro avevano in queste valli. Io invece sono fiero di aver avuto un padre pastore, cavatore di pietra, e tutto quello che ha fatto, credo che loro sono l'aggancio giusto per arrivare poi a un passato più antico. Hai una fortuna incredibile, perché appunto da casa tua, quindi dalla tua terra, dal tuo etero e mezzo di felicità, si entra direttamente in questo bosco. Io vedi, ho riportato alla luce i sentieri che conosceva mio padre. Il sentiero passa per una via cava, un passaggio obbligato per raggiungere il Tevere sfruttato dai cavatori. Sotto in fondo c'erano delle fornaci romane. Qui era un passaggio obbligato, fa finta che è un casello autostradale, perché prima la strada era su questo piano, avevamo questo piano qui. Quindi i carri passavano qui, a un certo momento poi si cava ancora. Mio padre vide allora l'esperienza sempre di un cavatore di pietra. Si lasciava questo proprio per non strusciare le mani quando tu dai col piccione, col picco. Il bosco si fa più fitto, il sentiero sempre più impervio. Qui è facile smarrirsi. Non a caso la piramide è stata a lungo dimenticata, come un soffio di vento del passato. Ci siamo? Sì, arriviamo poi qua. Wow. Chiamiamo piramide etrusca, in realtà questo poi è un sasso del predicatore, chiamato così anche dai nostri anziani. Questo è uno dei blocchi, dei tanti blocchi, che è caduto diciamo dalla valle sovrastante, si è caduto e si è posizionato qui a 40 gradi. Indagini archeologiche datano le lavorazioni al periodo etrusco-romano. È un monumento rupestre, possibile tomba, perché a gradoni in realtà ci sono altri masti in questa zona. Quindi però qui gli archeologi li spiazza, perché questi gradini in sostanza portano sì verso una cima, però non c'è l'estinzione del morto. Quindi è un punto interrogativo. Monumento sacrificale legato agli astri? L'enigma resta irrisolto. E grazie ai racconti del padre e di come si viveva un tempo, che Salvatore ha capito il senso di questo luogo. Quello che mi ha lui detto, in qualche modo, di come si facevano le capanne, di come si cavava la pietra, di come oggi li voglio fare il contadino sapiens addirittura, perché ti dico qualcosa oggi in più, perché contadino sapiens. Sapiens è una conoscenza che mi può dare la possibilità di essere contadino e parlare e pensare a quello che dico, e questi racconti sono reali. Quindi insomma qua abbiamo unito la scienza archeologica con la pratica contadina, anche esatto. Prima per capire la via cava come è la sua origine, abbiamo unito le due materie. Una fusione, sì. La conoscenza è importante, perché fa sì che il monumento venne protetto. Allora, quello che dico sempre anch'io, cioè conoscere serve conoscere per tutelare, non si esatto. Tutela ciò che non conosciamo. Ora la palla passa a ciascuno di noi affinché patrimoni come questo vengano tutelati. Il mistero prosegue nel vicino Sacro Bosco. Lo chiamano il Parco dei Mostri, ma dietro le sculture mitologiche volute dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, nella metà del 500, c'è una storia di dolore e di indignazione. Qui nel suo boschetto, come lo chiamava, infatti lui riporta molto che cosa? La paganità del posto. Perché? Perché era un uomo, diciamo, non strano e stravagante, ma era un uomo che in qualche modo stranamente amava la pace, andava contro il potere forte della Chiesa in quel momento.
Il Sacro Bosco è un diario, il racconto della vita travagliata del nobile. Il tempio dedicato alla moglie non ha croce, è pagano e sovverte i canoni architettonici. Sembra quasi di parlare di arte contemporanea, come sulle metà del Cinquecento, esatto, facesse arte contemporanea. Ma quello spezzare, quel creare, diciamo, distorto, quel creare, diciamo, di confusione, lo fa proprio perché in questo momento lui ha anche una vita travagliata, un momento di sfogo. Salvatore è anche un cacciatore di quadri e di simbolismi. Ha scovato infatti decine di riferimenti artistici nascosti in queste sculture. C'è l'incudine. Sì. Cioè l'arcata, è come se tu entrassi nella bocca, guarda, dentro la bocca. Vedi? Come fare adesso? E Vulcano è la figura chiave per me del parco, in cui lui, non solo la pietra lavica di cui fa parte tutto il giardino in cui l'ha fatto il Monte Cimino, in sostanza questa potrebbe essere proprio la fucina di Vulcano, allora adesso... dove lui in qualche modo va a realizzare i propri disegni. La bocca dell'inferno è l'immagine simbolo del parco. Però tu devi entrare senza pensieri. Ogni artista, diciamo, se è pieno di pensieri non realizza. Allora quindi... ci tacciamo. Sì, entriamo in silenzio. In silenzio e senza pensieri. Questo è l'unico ambiente dove in qualche modo può presentare progetti agli scultori. A stravolgere la vita di Orsini, la morte del figlio Orazio nel 1571 durante la battaglia di Lepanto, l'epocale scontro fra i cristiani e la flotta ottomana. Combattevano contro i pirati turchi inizialmente. In questo momento il figlio già quindi è uno che lotta contro questi draghi. Perché Orsini mette il drago? Perché il drago in qualche modo gli ha portato via questa volta il figlio. Gli ultimi 10 anni della sua vita Orsini li ha passati travolto dall'odio verso la Chiesa, che accusava di avergli portato via il figlio. E qui c'è un particolare interessante, proprio nascosto in mezzo alle vesti. Adesso provo a dargli un'occhiata e dimmi se lo vedi. Dammi qualche indizio. Diciamo che è un lembo della veste, forse è una cosa proprio più banale. Beh, abbiamo appena visto dei serpenti aggrovigliati, visto che lui ci teneva molto a nascondere le verità. Ha nascosto in mezzo al lembo della veste, diciamo, una serpe. Il serpente rappresenta le verità scomode che il nobile non era libero di esprimere. La realtà, perciò, viene distorta. Fa venire veramente la nausea, come evidentemente era nauseato lui dalla realtà. Esatto. Anche la casa è distorta, così come lui distorge i messaggi canonici, esatto, per raccontare la sua verità. Con la morte di Orsini il parco non verrà più riconosciuto neanche dai Lante della Rovere, in qualche modo il parco conoscerà solo abbandoni. Il boschetto di Orsini era blasfemo per l'epoca, perciò doveva essere cancellato. Per 500 anni è stato dimenticato, fino all'arrivo del maestro dell'arte Salvador Dalí, che negli anni 50 strappò al silenzio questo parco. Sentite il silenzio, quasi mi dà fastidio parlare qua perché sembra davvero di disturbare la quiete. Tra l'altro questo si chiama Via della Pace non a caso, perché mi trovo a percorrere i vicoli di Bomarzo, una pietra come vedete molto più scura di quella di Bagnoregio, perché questa è vulcanica rispetto a quella di tuffo di Bagnoregio. Anche questo borgo si erge su una rupe, da cui la vista sul Sacro Bosco è magnifica. È stato tanto bello vedere i paesetti, voglio dire, poi tanto bello vedere l'Italia, tanto bella l'Italia, andiamo via. E stiamo dentro casa nostra, stiamo tanto bene dentro l'Italia, voglio girare. Mi aprono il palazzo del tormentato Orsini, dove è in allestimento una mostra, ad esporre un decano dell'arte. Da quanto tempo viene qua Bomarzo? 54 anni, sono abbastanza lungo, 54 insomma. Come mai ha scelto di venire ad abitare qua? Per l'amore di una donna alla quale non ho saputo resistere. È sempre l'amore a guidarci? Ma
Sì, forse sì, ma molti scelgono Bomarzo perché si sta bene, c'è l'aria buona, è tranquillo, non succede, non si ammazza mai nessuno, quindi va tutto, scivola tutto sulle spalle, tutto, insomma, quindi... Ma forse per l'amore per il paese. E sarà impossibile non innamorarsi del prossimo borgo, che dagli anni 70, dagli artisti, è stato plasmato.